Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie incentrata sul gioco della PlayStation 4 Ratchet & Clank, bla bla bla. Eccoci qua, ce l'avevamo lasciati in attesa di iniziare, ecco, sono già cascato, il corso di fitness ideato dal Capitano Quark per tenere in forma i Raggi Galattici. Per chi non lo sapesse, siamo entrati a far parte, no, di questo gruppo. E niente, ad esempio adesso eccoci qua ad affrontare questo questa sorta di percorso, circuito, chiamatelo come volete. Tanto non so se l'avete notato, credo di sì. Inoltre, oltre ad essere, cioè, col fatto che siamo entrati nel gruppo di questi Ranger Galattici, perché non avessi visto l'episodio precedente, abbiamo anche questa tutina, no? Questa sorta di armatura nuova che è data apposta per loro. Sinceramente mi fa un po' cacare a me. Preferivo sinceramente il Ratchet classico, vabbè. Spero che abbia comunque delle caratteristiche importanti, nel senso, non so, magari più resistenza ai colpi avversari, questa roba qua, vabbè. Insomma, comunque vabbè, non è tanto difficile, almeno per ora. E lo dico io che, come avete visto nei precedenti video, anche se da poco faccio cacare a livello di combattimento, se più le volte muoio di vele ce la faccio, però vabbè. Comunque, l'abbiamo finito. Attenzione, bolt d'oro. La regola, questi bolt ti permettono di sbloccare magari degli extra, appunto. Però non controllo nemmeno, perché credo che con uno non ci posso fare niente, perlomeno niente di interessante, niente che mi interessi a me, ecco. Insomma, torniamo con questa sorta di taxi volante, non so dove. Vai, si comincia. Ti servisse un nuovo boia? Bello, eh? Una stroccaccia di classe G? È tutto mio? Tecnicamente appartiene ai Ranger Galattici, ma se sopravvivi, se completi questa missione super segreta, ma neanche così tanto, potrai tenerlo tutto per te. Cos'è questa? Troppo generoso, Capitano Quark. Per ora. Operazione Stella Cadente. Congratulazioni, recluta! Sei stato selezionato per l'operazione Stella Cadente. Secondo i rapporti dei Ranger Galattici, il presidente Drake ha un laboratorio bellico su Nebula G34. La tua missione è distruggere il suo progetto senza... e questo è importante, dirlo a nessuno. Mai deve restare il nostro piccolo segreto. Certo, ma non capisco perché... Le domande al termine della presentazione, grazie. Devi entrare nel laboratorio di Drake usando il trepassatore, la tua astuzia e il coraggio che solitamente contraddistingue i Ranger più esperti. Entra, distruggi quello a cui sta lavorando ed esci. Seguirò i tuoi spostamenti da qui. Buona fortuna. Vorrei poter assistere alla tua partenza, ma ho un appuntamento urgente. Ma guarda un po', non so se avete letto, comunque, finito di leggere quello che stavo dicendo il Capitano Quark. Comunque, io direi che prima di andare là, di andare nel pianeta che avevamo sbloccato nel precedente episodio, ovvero Aridia, dove c'è Skid McMax. Quindi andiamo. Direi prima di andare lì. Almeno si va in ordine, no? Skid McMax. Allora, qui. Per fortuna siete arrivati voi, ragazzi. Sono qui da ieri notte. Non ci credo, Skid McMax. Il tempo era verde, ora è giallo. Vabbè. Diventato cinese. Fa sempre piacere incontrare un fan, giovanotto.
Io sono Clank, lui è Ratchet. Tuo zio ha ricevuto l'infobot e ci ha mandato in tuo aiuto. Cominciamo quasi a disperare. Io e il mio agente abbiamo passato la notte a scappare dai Blarg. Nel parapiglia ci siamo divisi e io mi sono schiantato mentre uscivo dal paradiso dello sport McMarks. Ehi, eliminereste gli squali della sabbia così posso tornare alla nave? Se lo fate vi darò l'overboard. Un vero McMarks 4000. Affare fatto. Allora, direi subito di mettere il mio amico Mr. Zurko, il combustore, e inizio a fare. Mamma mia, schifo, ma cos'è? E lì mi pare sono quelli che diciamo fabbricano, no? Questi squali, come l'ha chiamati? Squali della sabbia. Quindi diciamo che è meglio prima distrugge questa pianta, questo bavo gigante, e poi inizia a uccidere questi squaletti qui. Questo Zurko non ce l'ha di già, vabbè. Bravo Simone. E andiamoli, nuovo livello per Mr. Zurko. E andiamoli. Sono molto contento. Come mi garba Mr. Zurko. Sarebbe ganzo se poi ci fosse anche, non so, la mini torretta. Mi sarete micidiale. Il problema è che è statica, cioè rimane lì ferma. Però è molto molto utile, perché sicuramente comunque a livello di potenza più forte. O era più forte di Mr. Zurko. Chissà se l'hanno messa anche qua in questo giovi. Andiamo, manca l'ultimo e Ale, ce l'abbiamo fatta. Ultimo colpo fra l'altro del mio amico Mr. Zurko. Me lo porterò così fino alla fine. È stato incredibile, grazie mille. Ed ecco il vostro overboard. Wow, è anche autografato. Clank, gli amici più spaziali mai incontrati su un pianeta alieno ostile. Grande. Riuscirai a tornare a casa da solo? Me la caverò. Anche se non potrò partecipare al gran premio di overboard di Blackwater City. Bella fregatura. E qualcuno di voi piccoletti ha visto il mio agente? Ci sentirei... Ma perché? Madonna, che non ho di sotto, mi sono caduto addosso così. Allora, come sempre, prendiamo energia e munizione. Anche dell'energia non sa ganza, eh? Non mi ricordo se nei precedenti, anche se questo è il primo, vabbè. Comunque, in quelli che hanno fatto, veniva anche ripristinata l'energia. Però, indipendentemente da ciò, è molto ganza questa sabbia, eh? Allora, vi ci potrebbe comprare una delle due. Boh, prendiamo Vesta, anche se sinceramente non so cosa sia. Almeno non mi ricordo di averlo mai visto. Vediamo un po' cos'è. Ah, no, invece è Ganzo. Può essere utile quando c'è appunto tanti nemici in un piccolo, diciamo, spazio, ecco. Tipo V. Saliamo. Attenzione potenziale cliente. Apprezziamo il
Bisogna andare di là, pensavo che andasse a salire. Ancora. Stavolta un pacchetto di holoschedi. Allora, con calma, se no ci sta due ore, inutilmente. E scoppia, boom! Non ti va, mai. Vieni visti giù il con. Ammazza tutti, vai. Attenzione che tra poco si dovrebbe potenziare, cioè dovrebbe andare a livello 3 il combustore. A quanto pare, ma non ora. O forse sì. Andiamo un po'. Niente, peccato. Ci speravo. Dov'è lui? Eccolo qui, la gente. Aspetta, com'era? Socket e clink? Socket e clink. Che plank. Un buon potenziale. Ne farei un marchio. Sentite, ho perso il mio cliente mentre tornavo alla nave un po' precipitosamente. Vorrei raggiungerlo, ma a questo posto pullula gli squali della sabbia. Potete aiutarmi? Niente paura, signore. Non ci sono più squali della sabbia. Ottimo, ottimo, siete grandiosi. Avreste mercato. Siamo felici di aiutare. Lo vedevo tanto in forma, sinceramente. Vi siamo molto grati per il vostro aiuto. Dove pensate di andare? In ospedale, direi. Devo fare gamba. All'ospedale? Andiamo, Skid. È il passate di peggiori. E cosa direbbero gli sponsor? Comincio a pensare che non ti porti poi molto di me. Ma va? D'accordo. Tu mi dici, Reggie? Recet. Una stella dell'Overboard, questo import ti fornirà tutte le informazioni di che Don Wonder farà mandarti. Come ogni anno, eccoci al Gran Premio di Overboard di Blackwater City, qui su Relga. Sei scalmanato e vuoi mostrare il tuo talento sull'Overboard? Allora piondati sul Relga, dove potrai superare la velocità del suono su una tavoletta di plastica a reazione. Sei emozionante? Scoprilo dai campioni delle scorse edizioni. Partecipo sempre al Gran Premio di Blackwater City, ma non il prossimo anno. Stavolta credo che starò a casa. Non sento più le dita dei piedi. È normale.
Sono premi in denaro e ho lo schede. Boh, guardalo. Correte sul pianeta Rilgar. Ma visto lo schede, ragazzi, sono impressionanti, sono dappertutto. Arrivederci, ragazzi. Wow, abbiamo salvato una celebrità. Darò un... Vediamo il resto del paradiso dello sport. Allora, un attimino, eh? Ma vedi una cosa. Sono curioso di sapere se di lì si può arrivare laggiù. Secondo me no, però ci proviamo. Direi che invece l'ho presa proprio male. Niente, volevo fare un'altra cosa, però. Allora, qua eventualmente, per chi non te ne fosse accorto, c'è appunto, abbiamo mani e scarponi, possiamo andarci. Sono, diciamo, obiettivi e missioni chiaramente secondarie. Mi fate provare a vedere se posso arrivare laggiù. Uno. No, pensavo potessi saltare. Invece no, muore subito. Male, eh? Male, Simone, male. Niente, allora andiamo via. Anche se Clank ha detto una cosa. Devo incontrare il presidente sport di Skid. Senti, io di utile vedo clamorosamente il bolt d'oro, però per il resto non c'è altro. Il problema è che non so come arrivarci. Vabbè, eventualmente poi, se c'è veramente qualcosa di utile nel finire il gioco, magari ci torneremo con più calma. Dispositivo all'interno del paradiso dello sport. Boh, forse bisogna. Ecco, i discorsi di mani e scarponi, non lo so. Comunque, andiamo qua. Nebula G34. Madonna, Luide, devo sempre spendere vaini. Però farò sempre questo V, che non mi cae bene nemmeno. Ricevuto, ora puoi entrare. Terrò sotto controllo la tua posizione. Andiamo di va. Sala a bordo della nave da guerra. Secondo il database andiamo alla navetta progettata per trasportare i più preziosi esperimenti di Drek. Me glielo concedo. Non è uno che si gira i pollici. Vediamo cosa sta facendo. Allora, esplorare nave da guerra Blarg alla ricerca di armi. Mezza storta. Vieni ciccio, nemico ormai. Si sa. Qui stavolta credo che invece ce la facciamo, a fare salire di livello il combustore. Almeno spero. Magari anche senza morire, no? Eccolo lì, nuovo livello, combustore. E andiamo. Allora proviamo a allenare questo. Come si chiama? Martello protonico. Dai, bordaci. Nove armi, strano. Raccogli il lancia predator. Ma cos'è? Rilevo una rimozione di armi non autorizzata. Avvio sequenza di autodistruzione. Però mister Durko non si sa mai. Non lo sapevo, sai. Allora, un altro destro. Poi guardiamo come sempre lo schede, intanto pensiamo a scappare, che direi più importante in questo caso. E ora? Torna alla stazione. Boom. Boia, cos'è di? E Ale,
ce l'abbiamo fatta. Intanto è questo lì? No, il trapassatore. Ce ne occupiamo subito. Non ce l'abbiamo il trapassatore, caro. A parte no, ora noi siamo entrati da Divar, regola, no? Sto rilevando un prototipo di Dredd. Sì. Quindi ora bisogna andare di qua. No, va bene. Ah, in via Crank l'esplorazione. No, eravamo usciti di là, mi sono confuso io, scusate. Dai, vale. Soliti aggeggini trovati lì nella fabbrica di robot per scappare proprio con Clank. Questo cos'è? Cos'è? Che coincidenza, è un chip di potenziamento per Gadgetbot. Cioè in questo caso cosa possono fare Gadgetbot? Devi programmare i Gadgetbot. Ah, guarda Ganzude, ora le puoi trasformare. Ancora un prototipo, mi assicurerò di prenderlo per te. Bene. Boom, e va di ponte, Ale. Per te invece cosa puoi fare? Aspetta, non distrugge. No, vabbè, niente. Facciamo l'antiterjo, ma come fa sta la scatola così? Ah no, quindi. Ma no, aspettate un po', ora voglio provare a fanosa, eh. Questo può diventare anche un ponte bot. Quindi volendo lo posso buttare qui. Però mi sa che prima devo andare di là. Eh sì. Allora. No, devo non cascare di sotto, sai. Oioide. È nostra semplice, la faccio diventare difficilissima. Dai. E sono morto. Io ci voglio erede. Non capisco come mai. Alla fase mi vede. Una osina. Allora. Ponte bot. Ok, forse non devo stare proprio sul bordo, no? Deve sto su lì per farla andare. Tanto la scatola è rimasta così. Allora. Ok. Allora, prendiamo questo. Molto botto un'altra volta. Molla bot, no, arriva a fare il ponte. Ok, ci siamo. Ma perché se uno andare a prendere? Ah, ho capito. Scusate, non l'avevo notato. Vieni, ora divento un'altra bot. Vai. E ti schioccoli e si apre la porta. Olè. La porta, portellona. Beh, rompicapo. Allora. Ah vabbè, deve bene un picchiato, tanto allargare, eh. Allora, tac, no, tac. Ok. Tac, prendo questo. Elettrobot. Poi secondo me questo riserve a qualcosa, sicuramente li va, secondo me. Quindi lo faccio diventare subito un elettrobot. Anzi, madonna. Cioè più che rompicapo è rompicazzo. Nel senso, no? Si è abbastanza lunghina. In teoria ora questa video dovrebbe far rimanere aperta questa porta portellone, chiamata come volete. Infatti è così. Poi lui lo prende, lo butta di va. Lui lo prende, lo butta di va. E la porta si apre, olè. E ce l'abbiamo fatta. Fatemi prendere intanto queste scatoline lì. Fatemi distruggere che c'è botte. E vamonos. Cosa sono? I cosi? Sono magni scarponi o sono quegli altri? Che sono scarponi, vello, è un po' massiuro. Rispondi, Recet. Ho appena trovato un paio. Magni scarponi, buono. Sta tornando da te. Io non so se torna la sua Ridia. Però non so se era una cosa facoltativa. Boh.
Si torna a Iridia. Andiamo a Iridia, via. Dai. No, ok. Sapete perché mi è venuto questa storia di tornare lì? Perché se non sbaglio non era scritto facoltativo. Quindi non vorrei fosse una cosa che poi veramente possa servire. Ah, sì. Mi è venuta in mente. Regola si è, come tanto ormai dico sempre, nel precedente, no? Nella precedente edizione del gioco, laggiù si dovrebbe trovare il trapassatore, che infatti serve. È quella lì nella stanza prima dove non potevamo entrare. Ma guarda com'è contento. Quindi, allora, torniamo lì. Torna la gente. Anche se la gente non c'è più, è regola. Credo. Tandan. Là, anche le lucine sotto. Che? Non va questa cosa lì? Se lo fa? E quindi? Turbo zaino. Dai, quindi cosa devo fare io? Allora, mi mettono in difficoltà adesso. Cioè, potrei andare per dire a Blackwater City. Però non mi sembra, più che il caso, non mi sembra normale, boh. O anzi, aspettate, fatemi prendere per l'ennesima volta queste schede lì, solo schede. Perché forse il trapassatore si prende ma dall'altra parte. Ah, mi è venuto in mente adesso. Infatti, guarda, voglio vedere un attimo la mappa. Quando sono venuto qua, sono andato a destra per andare appunto dalla gente. Ecco, tanto vi muoio, non ci credo, solo per morire. Dovrei andare a sinistra. L'altra cosa sarà, boh, una cosa in più, una cosa a parte, boh. Però dovrei essere sicuro di trovare il trapassatore qua. Qua a Iridia. Quindi andiamo a prendere a regola questo trapassatore. Perlomeno andiamo di là e guardiamo un po' cosa succede e cosa troveremo. Quindi, un'altra volta lo dico, quindi andiamo. Ci vediamo un po'. No, questa arena a chi lo do? No, che bello! Allora, un attimino, prima guardiamo queste benedette carte. Bello. Angela Cross. Ok, un altro pacchetto. Va bene. Prima io sono andato. No, sono andato di qua. Vero? Sì, ok. Quindi ce l'ho di qua. Ma di qua è chiuso, cioè nel senso c'è un ascensore, quindi devo andare per forza dritto. Olle. Mamma mia, ma qui non asco. Sto andando velocissimo. È strano che non sono ancora morto, magari tipo cascato, boh. Quindi di va, ora di va. Olle. No, mamma mia, mi sono cato addosso. Ok ragazzi, sono stato veramente un brodo perché ho allungato, tra virgolette, stosavi. In realtà ho trovato un idrodislocatore. Penso che trovo il trapassatore.
Quindi allora quella cosa che stavo proprio per dire non è vera. Sto dicendo, se trovavo questo benedetto trapassatore qua, ho allungato le osie. Se ci andavo subito a sinistra, ovvero in questo percorso via, lo trovavo subito invece. Sembrerebbe no, perché non ho trovato questo benedetto trapassatore. 20 volte io la stessa osa, però va bene così. Ale, vai. Sì, Clank, posso decidere io cosa fare, no? No, invece è bene che parli, perché così perlomeno so se, diciamo, sono rimaste le safe cortesive o no. Il venditore avrà 9 armi, ma guarda un po'. No, invece no, c'ha sempre quell'arma di merda, aveva la sorte di lanciafiamme. Niente nella nave. Dove si va ora? Il pianeta Rikar sarebbe un'ottima scelta. Continuiamo a esplorare questa stazione. Ecco lì, vedi, manca il trapassatore. Quindi andiamo qua a Rilgar. Ragazzi, mentre caricava stavo pensando che anche questo episodio direi di concluderlo qua, perché comunque siamo andati avanti, abbiamo visitato, seppur non abbiamo completato del tutto, no? Due pianeti e mezzo, diciamo, perché c'era da fare il percorso di fitness, no? Lì dei Ranger Galattici, quindi si è fatto metà, diciamo, quel pianeta, poi abbiamo fatto tutta Ridi a regola a livello comunque di missioni principali e gran parte di della nebula lì, che non mi ricordo come si chiama di preciso. Niente, quindi siamo qua, che comunque per me rimane Blackwater City, perché anche se non mi ricordo più come si chiama, per me rimane Blackwater City, infatti Riga è Blackwater City. E niente, quindi direi di concludere l'episodio qua, e detto questo ci vediamo al prossimo episodio, che se non sbaglio sarà il quarto. Beh, detto questo, niente, spero che per ora vi stia piacendo e vi saluto. Ciao!